conosciamo, per chi non la conosce, la presidente di Amnesty, e soprattutto perché noi siamo qui per Amnesty International, Dacia Marini è qui per Amnesty International. Sicuramente sì, sono un attivista per i diritti umani da tantissimo tempo, una causa che ho sposato, ho dedicato, dedico tanta pazzato profondamente. Però diciamo che la mia componente umanistica questa sera è in lotta, vorrebbe prendere il sopravvento, perché sicuramente con la signora Maraini ricordo i miei studi quando proprio ero e sono innamorata soprattutto di una lettera di morte, i primi al mondo ci spostiamo sui diritti sociali ed economici. E la sfida è questa. Abbiamo uno cinquantennio, abusi, e adesso invece i nostri interlocutori saranno proprio gli attori statali e non è una trappola. La povertà esclude dall'accesso a qualsiasi diritto, dall'esserci, dalla partecipazione. Ecco quindi che la nostra sfida sarà questa, fare azioni di lobby e posta. I primi interlocutori sono stati AGIP e Shell, che abbiamo denunciato pubblicamente per gli abusi perpetrati con il loro... Selvaggio alle motivazioni molto superficiali dell'emigrazione, mentre invece voglio dire basterebbe andare alla radice e capire da quali bisogni la gente fugge e chi provoca questo stato d'essere e questo stato di cose. E Dacia Maraini è già stata testimonial di Amnesty International, è una donna che crede con forza, con dolcezza e forza nell'impegno civile, ha già scritto, ha sceneggiato e quindi è il testimonial giusto. E io voglio anche salutare un'altra testimonia, che ringraziamo ancora, e quindi penso che ho detto tutto, grazie. Grazie, sobria e sveglia. Un po' di retorica, non è così. Non è così, parlando con il cuore la retorica non c'è mai. E da quando ho conosciuto la professoressa Giusi Conti Pace, beh, la retorica l'ho lasciata da parte, perché è una donna molto determinata, e così determinata che siamo qui stasera grazie a lei. Quindi cosa hai fatto per convincerci a tutti ad essere qui, professoressa Giusi? Io intanto vi ringrazio, ringrazio tutti voi per essere qua e ringrazio Mauro che chiaramente avendo il microfono in mano non può presentarsi, non sta bene, non è carino, e allora ne approfitto io. Lui è il direttore artistico della FITA e poiché lui sapeva che avrei costretto anche lui e i suoi amici che sono straordinari artisti che poi presenterai tu a venire qui in terra di Sicilia, evitava assolutamente di darmi l'email. Devo dire invece che la signora Maraini, non appena io le ho scritto, è stata immediata, ha riscontrato immediatamente questa email, e però chiaramente i suoi impegni ci hanno portato a questa data. Un lungo corteggiamento, quindi sono certa che voi volete immediatamente ascoltare lei. Grazie, grazie. E adesso l'altro protagonista, dobbiamo invitarlo, l'avvocato Pace. E il direttore artistico quindi richiama quelli che sono i doveri anche dello spettacolo. Per dire solamente una cosa, che noi siamo ben felici questa sera di dare questo forte significato alla nostra federazione, coniugando il nostro simbolo ancora una volta con Amnesty International. Evidentemente c'è una questione affettiva particolare, perché sono nella mia città, e ringrazio anche gli amici del direttivo che hanno sposato immediatamente quest'idea di dare ancora più significato alla presenza in questa serata insieme ad Amnesty, proprio convocando il direttivo per questa occasione qui a Termini Imerese, quindi a fianco di Amnesty in questa campagna, perché d'altra parte, come tu giustamente hai detto, è un mondo che ci accomuna, un mondo di forti, belli e meravigliosi sentimenti che noi nella nostra attività quotidiana, che certamente non è la nostra primaria perché ognuno di noi lavora, assistono agli spettacoli e individuano il teatro, come tutte le altre espressioni artistiche, un grande veicolo culturale, e ci auguriamo anche che aiuti tutti noi a far rinascere questi forti sentimenti. Una buona serata e grazie alla signora Dacia Maraini, perché per noi, ecco,
è un appuntamento anche importante, perché significa anche teatro, bel teatro. Grazie. Grazie, bravissimo. Vieni un attimo, Roberta, perché uno dei pilastri di questa serata è la musica, naturalmente. Oltre a qualche testo di Dacia Maraini, che porgerò come posso, naturalmente intrecciato alla musica secondo lo stile di Musica Nuova Festival, che ha avuto, vi prego di credere, dei protagonisti straordinari. Dacia Maraini non solo una volta, ma Mario Luzzi, Edoardo Sanguinetti, Ennio Morricone e tantissimi, inutile elencarli. È un lavoro importante, crescere tutti insieme. E se siamo qui abbiamo... Noi associamo spesso la musica al testo, e in questo caso insomma alle belle parole della signora Dacia Maraini, per sottolineare ancora di più diciamo questo significato veramente importante della sua scrittura. Lo stile è quello che usiamo noi, non è un talk show, è una cosa bruttissima, nulla di televisivo, è una chiacchierata quieta, senza alcuna pretesa e soprattutto senza retorica. Però, come le dicevo poc'anzi, mi è venuto in mente oggi, venendo qui, Roland Barthes, che 30 anni fa è stato rubato alla vita da uno sciocco incidente stradale, giusto 30 anni fa. Mi è venuto in mente che Roland Barthes, pensando, scrivendo e parlando di persone come lei, quanto manca Roland Barthes agli intellettuali, immagino tantissimo, uno straordinario semiologo, diceva letteratura di intervento. Io penso che lei abbia sempre fatto letteratura di intervento, signora, però le chiedo, per lei cos'è la letteratura di intervento? Penso che la letteratura sia una testimonianza, quindi lo scrittore è un testimone del suo tempo. Quello che si chiede a un testimone non è di rivelare chissà quali verità assolute, ma di dire quello che vede sinceramente, quindi di dire la verità su quello che vede. Questo è quello che si chiede al testimone e credo che sia quello che si chiede allo scrittore. Però, e qui una provocazione lo posso fare, non tutti oggi dicono quello che vedono, si legge tanto, ma è difficile, parlando in serate come questa, proprio in serate come questa di forte impegno, è difficile stabilire ormai quello che è giusto, quello che è ingiusto, da come ce la raccontano. Ecco, è vero, dovremmo essere... Ah, cioè, alla luce negli occhi, mi dispiace molto, posso coprirla io, in qualche modo provo, ecco, così va meglio, forse non si vede il volto della signora, mi dispiace. Molti giornalisti oggi non sono così. Il giardino della memoria che lei ci evidenzia, la manutenzione, se si può dire così, della memoria. Senza memoria non c'è futuro, probabilmente. E in una dolcissima, vi prego, se non avete ancora La ragazza di Via Maqueda, acquistatelo, perché è un'esperienza di un libro, stiamo facendo. E il nostro rapporto con il passato, quindi la nostra capacità di metterci in relazione col passato, di rielaborare il passato, quindi... Diceva che la memoria è la coscienza e io credo che in un certo senso è così. La memoria è la coscienza, è quella che ci lega al passato e al presente e quindi anche al futuro. È quello che forse ci distingue mai di una grandissima ricchezza che noi abbiamo, che è il volontariato. Mai io vedo sui giornali parlare e scrivere di questa ricchezza che fra di tanti. Di presa.
Il suo rapporto con la musica, non posso non chiedere, altrimenti Roberta mi si offende se non le chiedo il suo rapporto con la musica. Io ho una parte della mia famiglia che è sempre stata vicina alla scrittura, perché mio padre è scrittore, antropologo scrittore, mia nonna che era inglese scriveva, ancora una bisnonna scriveva libri per bambini, quindi diciamo che la scrittura proprio sta nel DNA della famiglia. Però un'altra parte della famiglia, da parte di materna siciliana, invece sono musicisti. Avevo una nonna che era una soprano, però quando lei, perché era considerata una cosa impropria, e quindi lei poveretta era costretta a cantare nelle serate di beneficenza, però è sempre stata un po' frustrata da questa, perché lei era veramente un animale da palcoscenico, era una cantante che avrebbe voluto esprimersi nella pienezza della sua voce e della sua recitazione, invece non l'ha potuto fare. Però questa parte musicale c'è nella mia famiglia. Poi spessissimo ci si sente dire, no, oggi è all'università, in America, a Zurigo, è in Austria, è in Vietnam, è in giro per il mondo. In Italia c'è, sì, ma un giorno, una settimana, è in Sicilia, poi a Roma. E anche questo mi deriva da famiglia, perché mia nonna, appunto quella nonna inglese, lei è andata via di casa che aveva 30 anni, ha lasciato la famiglia, è andata a viaggiare da sola. Allora poi viaggiare da sola per una donna era abbastanza rivoluzionario, e ha fatto tutta la Persia a piedi con il mondo, col viaggio. E anche a me, io ho ereditato questa passione per il viaggio, anche mio padre. Poi mio padre, quando io avevo un anno, mi ha portato in Giappone, quindi ricordo sempre di aver viaggiato, non ho mai, con anche un po' con la conoscenza di mondi lontani, diversi. Cerco di viaggiare con tutto il corpo anche, e non come un pacco, insomma, come succede purtroppo al turismo di massa, ma di capire, di vedere, leggere i libri scritti. Mi faceva un caldo infernale e ho dovuto però dormire con la testa, non è che si poteva evitare, perché erano lì, tutta la camera coperta di scarpa, per dire, non per dire, cosa può capitare a uno che viaggia e che... appoggiata contro un muro, tenendo una gamba ritta e l'altra piegata, come una gru. Ha i capelli ricci, nerissimi, che le incorniciano la faccia tonda e infantile. Porta scarpe dalle zeppe di sughero e lacci che salgono lungo i polpacci magrissimi. La pelle scura, di un profondo colore notturno. Si direbbe una bambina di 10 anni, anche se si guarda intorno con fare adulto e spavaldo. Come se avesse paura, ma nello stesso tempo sfidasse la propria paura con modi sicuri, fumando una sigaretta dietro l'altra. Per terra, intorno a lei, tante cicche e qualche pacchetto vuoto, sgualcito, pestato. L'ingegnere D.B. la incontra tutte le mattine mentre si dirige verso l'ufficio. Quasi senza volerlo, rallenta per osservarla meglio. Ma cosa fa? Aspetta qualcuno? Ma chi? Alle 8 di mattina. L'uomo supera la ragazzina che non lo nota affatto, presa com'è dalla sua attesa distratta, temeraria. Senza voltarsi, l'ingegnere solleva gli occhi allo specchietto retrovisivo. La vede allontanarsi come la ballerinetta africana di porcellana che da quando ha memoria
si trova sul trumò di casa. Ha qualcosa di fisso e di soave, di spettrale, di gioioso, che attira lo sguardo. Poi, svoltato l'angolo, l'ingegnere abbassa un poco lo specchietto per guardare la propria faccia. Gli occhi sono pesti, come ogni mattina, e le due rughe attorno alla bocca sembrano più profonde del solito. Prova a sorridersi. Gli viene fuori una smorfia buffa, come se facesse il verso a se stesso. Scuote il capo, scontento. È sempre stato così con quell'uomo che gli sta di faccia e con cui ha avuto la sfortuna di condividere la vita. Sono due ore che gira con la sua familiare a cinque porte sotto la pioggia battente, senza sapere dove andare. A casa non ci vuole tornare. L'idea di affrontare le domande della moglie lo spaventa. Cosa potrebbe risponderle? Niente, niente di niente. Si avvia automaticamente verso la casa del fratello, ma poi ricorda che ha cambiato indirizzo. Palermo sembra più bella sotto questa pioggia che lava le strade, lava i tetti, lava le automobili e dà pace al respiro. La macchina, come d'incanto, si ferma all'angolo di quattro canti. DB posteggia in un posto dove non potrebbe stare, ma chi se ne frega. Non si vede un vigile sotto questa acqua. Chiude a chiave e si avvia a piedi lungo via Maqueda verso Piazza Verdi. La vede di lontano. Se ne sta appoggiata come al solito contro il muro, con una gamba per terra e una piegata al riparo di un balcone che sporge. Ecco la gru, si dice, ecco la piccola misteriosa gru che mi ossessiona anche di notte. Si ferma accanto a lei, che tiene le spalle curve per difendersi dall'acqua. La ragazzina lo guarda stupita. Che c'è? Niente. Oggi non posso neanche offrirti l'ombrello. L'ho lasciato a casa. Tu soldi? Io soldi, sì. Dove andiamo? Vieni. Lo dice con voce divertita, allegra, e prende a correre. Oddio, proprio come nel sogno. Lei avanti, sulle lunghe gambe magre da uccello, e lui dietro che arranca, soffia, suda. Ma contrariamente al sogno, questo inseguimento dura poco. Dopo una cinquantina di metri, lei si ferma. Lo aspetta. Lui arriva trafelato. Lei apre un portone di legno pesante e si trovano nel buio di un androne. La bambina richiude il portone e prende a salire quasi saltando sui larghi gradoni di pietra grigia. Qui, dice fermandosi davanti a una porta rossiccia su cui spicca una targa. Pensione Sole. Spinge l'uscio che tintinna. Lo lascia entrare, si avvia per un corridoio buio che puzza di cavolo. Si ferma davanti a un'altra porta. Gli fa cenno di non fiatare, mettendosi un dito sulla bocca. Lui inghiotte la saliva che gli sale in bocca. Pensione Sole, si ripete piano, mentre osserva i poveri mobili logori che occupano il corridoio. La bambina si chiude la porta alle spalle e accende la luce. Agli occhi dell'ingegnere di B si rivela una piccola stanza tappezzata di una carta da parati a rose gialle e rosse, cosparsa di gore grigiastre. Un letto da una piazza e mezza occupa quasi l'intera stanza e si appoggia con una testiera di legno scuro contro una delle pareti. Sopra la testiera un enorme crocifisso con un rametto d'olivo infilato fra la schiena e la croce di legno. La bambina con poche mosse si sfila la giacchina di maglia rossa, poi con aria professionale e serissima prende a slacciargli la cintura. Lui la lascia fare, non saprebbe fare un gesto, è paralizzato. La bambina gli sfila la cintura, lascia che i pantaloni cadano per terra.
con un gesto rapido gli cala le mutande, lo afferra per il membro come fosse una maniglia e lo tira verso il letto, quindi si butta con un gesto frettoloso e repentino sopra le coperte, con le scarpe ai piedi. Sotto il gonnellino è nuda. Quando rientra a casa è buio, ha smesso di piovere, gli occhi sono gonfi, la gola riarsa, le mani sembrano prese dal ballo di San Vito, non riesce a respirare, spera che sua moglie sia già a letto addormentata, invece la trova in piedi che lo aspetta leggendo un libro. Che hai fatto? Niente, poi ti racconto, ora fammi dormire che ho sonno. Stai male? No, solo mal di testa. Da un po' di tempo sei strano. Perché non mi dici che hai? Non ho niente, lasciami in pace. La donna non insiste, è abituata ai silenzi del marito. Si spoglia in fretta e si caccia sotto le lenzuola senza una parola. Si volta dalla parte del muro e spegne la luce. Lui si sveste piano, entra nel letto pensando di cadere addormentato per la stanchezza. Invece si trova sveglio più che mai, con gli occhi spalancati, a guardare il soffitto nella penombra della stanza. Poi sente il respiro della moglie farsi più quieto, più regolare, e capisce che si è addormentata. Si volta verso di lei, aspira il buon odore di innocente e timida sensualità che emana da quel corpo assopito. Non riesce a trattenersi dall'abbracciarla stretta. Un gemito gli sale dal petto irrefrenabile. Ora ha la testa infilata fra la spalla e i capelli lunghi e profumati della moglie e singhiozza piano, senza consolazione. Tante volte in una volta in tante, leggera sopra i tetti con un sospiro e ancora come una rondine da una tegola all'altra e poi sputare e ridere della loro sorpresa. Piove o sono lacrime di un dio ammalato? Volo ancora, ma nelle tregue del sonno il piede non più leggero scivola via, una mano si aggrappa alla grondaia che scappa. Vorrei volando volare.